da dove venite? Da dove venite? Dai Gioia Tauro, dalla Calabria. E perché siete venuti? Siamo venuti perché non vogliamo che Renzi tolga l'articolo 18. E quindi siete contro questo governo? Sì. E qual è l'alternativa? L'alternativa è che cambi, che non tocchi lo statuto dei lavoratori, perché ci sta rovinando. Perché siete qui oggi? È per manifestare contro, prima di tutto contro Renzi, prima, io personalmente, sì. Poi per il lavoro. Noi siamo qui, e posso dire una cosa io, perché vogliamo da una posizione, dal punto di vista anagrafico si vede, no? Per dare una spinta ai giovani che debbono riconquistare il loro futuro che giorno per giorno viene negato. Ma Renzi dice che toglie l'articolo 18 per dare... Scusate, la posso usare sta forma? È un burattino di circo che va eliminato comunque dal punto di vista politico, il resto poi si vedrà. Insomma. Perché sei qua? Per cambiare le cose in Italia. Da dove venite? Gioia Tauro, Reggio Calabria. Perché siete qua? Per lo sciopero delle cose qua, dei precari e di tutte queste roba. Insomma, siete contro il governo Renzi? Come? Siete contro questo governo? Un po' sì, un po' sì. Siamo qui perché non si può non essere qui, è la nuova resistenza contro questo governo, contro il liberismo, per il lavoro e perché è ora che in Italia scoppi il vero conflitto fra il capitale e il lavoro, perché questo governo è liberista e è ora di dire basta, facciamo resistenza. Da dove venite? Cosenza, Calabria. E dalla Calabria? Siamo veramente in tanti, eh. Probabilmente saranno partiti intorno a 130 pullman. Poi ci sono altri che sicuramente ci hanno raggiunti col treno e con le macchine. E quanti saranno andati a Leopolda oggi? A sentire Renzi? Devo essere sincero, non me ne può fregar di meno, veramente. Bravo! Bravo! Perché è fortuna che il nonno c'è? Veramente io il nonno non ce l'ho, questo l'ha scritto qualcun altro. Perché comunque molla qualche soldino. In ogni caso io faccio parte della mobilità in deroga e siamo stanchi di politiche... a sostegno del reddito, noi vogliamo il lavoro. E Renzi non lo dà il lavoro? Noi non lo vediamo, le sembra che c'è. Se la disoccupazione aumenta vuol dire che il lavoro non c'è. E perché siete qui? Perché siamo qui? Sì. Ah, perché ancora una volta l'Italia ha un problema, il problema è della sua competitività sui mercati internazionali. Ora il governo invece di intervenire dal punto di vista energetico con delle politiche di sviluppo pensa di rendere competitiva l'Italia abbassando ancora il costo del lavoro. È stato fatto precedentemente con i contratti atipici, è stato fatto ancora... Lo chiede l'Europa, dice Renzi. Ma l'Europa, voglio dire, anche l'Europa ha questo tipo di problemi. Noi siamo stati anche, come dire, nella manifestazione della Confederazione Europea dei Sindacati e anche in Germania e in altri paesi ci sono questi problemi. Ma la risposta deve essere un rilancio globale e non un taglio dei diritti dei lavoratori in Italia come in Germania. Quindi... Avrebbe mai pensato di manifestare contro Renzi? Sì, probabilmente da prima che vincesse le primarie. Arrivederci. La FIOM da sempre si batte per l'articolo 18. Vi sentite meno soli oggi? Assolutamente sì, oggi c'è tanta gente in piazza, in corteo. Questo qui dimostra che la gente si è resa conto che bisogna scendere in piazza per dimostrare che non si può continuare per risolvere i problemi, del lavoro. Cosa facciamo? Togliamo i diritti agli operai. Ma Renzi dice che non ci sono alternative. Le alternative ci sono. Prima di tutto bisogna tenere i capitali nel nostro paese. I capitali delle grandi aziende devono rimanere nel nostro paese. Devono rimanere qua. Le industrie devono investire nel progresso, investire nella ricerca. Ci sono industrie che negli anni d'oro hanno lavorato, hanno guadagnato e non hanno investito nello sviluppo. Siamo qua perché stiamo parlando a Renzi, abbiamo fatto una voce corale per dire a Renzi che siamo noi gli interlocutori, lui è chiamato a governare noi e non interessi d'altri e ridurre noi strumenti per garantire interessi d'altri, corpi che non ci appartengono.
È una novità che la CGIL, che dovrebbe stare dalla stessa parte di un governo di centrosinistra, manifesti contro questo governo. E se fosse un governo di centrosinistra. E che cos'è? Ma a me sembra che le politiche siano completamente liberiste, di un liberalismo selvaggio. Cioè andare a colpire l'articolo 18, che è l'unica norma, regola, che regola il libero arbitrio dei poteri contro i lavoratori, non mi sembra che questo sia una garanzia di tutela, cioè di produzione di posti di lavoro. Mi sembra invece che sia un colpo mortale alla democrazia. Ma siete contro Renzi? No, non siamo contro Renzi. Noi manifestiamo per qualcosa, direi non contro qualcosa, quindi direi che questa deve essere la motivazione di questa manifestazione che credo che di cui si debba tener conto. Ma se Renzi non ascolta? I numeri? No, io credo che Renzi debba ascoltare, perché quando in Italia si muovono così tante persone, io credo che Renzi debba ascoltare e anzi spero che la manifestazione possa servire proprio per far capire che le nostre posizioni devono essere ascoltate per migliorare anche il cambiamento che ha in mente Renzi. Cosa pensate delle politiche di Renzi? Ma francamente 80 euro, bonus bebè. Penso che siano... che se hanno veramente 80 euro da spendere era meglio fare creare posti di lavoro anziché darli alle famiglie che tutto sommato da un'altra parte le hanno tolte. Era meglio che questi soldi fossero destinati a creare veramente posti di lavoro e far girare l'economia. Voi della FIOM vi siete sempre battuti a difesa dell'articolo 18, oggi anche con la CGIL, ma è cambiato qualcosa? È cambiato che purtroppo quando si va sempre giù verso la miseria, allora la gente ci si unisce e si capisce che tutti quanti siamo nella stessa barca. Grazie.